Ciao carissimo disturbo, a casa tutto bene? Sì, tutto bene. Pensa che ieri sera la cena l'ha portata l'Armando. E sì, a casa mia non si cucina più. I miei 10 schiavi, scusa, collaboratori ogni sera loro si danno un grande affare per assecondare ogni mio desiderio. Ascolta, non è per questo che ti chiamo, ti chiamo per mio padre. Sai che faceva l'impiegato, ma adesso è da più di un anno che ha spasso. Poverino. Meno male che anni fa ha vinto il concorso, almeno si è inserito in graduatoria, anche se non ha manco insegnato un giorno. Io pensavo di sistemarlo qui da me, ma sai che non è possibile farlo. Sì, è proprio ingiusto. E così l'autonomia va a farsi benedire. Già, già. Ma senti un po', forse la risolviamo. So che hai una figlia che si è appena laureata. Sì, ma non importa se non ha mai insegnato, non ha manco fatto un giorno a scuola, stai tranquillo, io ho mio padre da sistemare. Ma, ascolta un po', e se facciamo uno scambio? Io assumo tua figlia e tu assumi mio padre, poi tanto mica rimandiamo in classe, ci mettiamo su un progettino, gli facciamo fare qualche supplenza di tanto in tanto, d'accordo? Può andar bene allora? Guarda, è sempre un piacere sentirti. Ciao carissimo, stai bene. Ciao, 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 a presto. Ciao. È bello essere dirigente. Articolo 9,3 bis. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale.